Ta-da! Sono di nuovo qui. Mamma mia, è passato 20 giorni, 21, secondo me 25. Perché adesso ne sono passati 20, ma sono sicuro che ci metterò un po' a caricare. Parliamo di Boys, amici. Parliamo di Bottega Italiana Spigo. Sì. Avete capito bene? Boys e non Bois. Perché è italianissimo ed è l'acronimo a proprio di Bottega Italiana Spigo. Lo spigo non c'entra con le spighe, ma c'entra con la lavanda. Perché ci dice questa marca, in realtà nasce nel 1920 come estrazione di essenza. Partiamo subito con una fragranza che ha assolutamente un suo quid, che ho infilato al decimo posto, non per motivi particolari, se non che non è una fragranza che a me piace, cioè non è quella che rappresenta una nota che a me piace. Beh, questo diciamo che vi riassume assolutamente il mio stato di questi giorni, in cui appunto ero malato e non ho neanche il primo profumo. Però vabbè, il video migliora, rimanete lì. Parliamo di cannabis salata, che è una fragranza che fa parte della serie dei cannabis. Molto spesso mi avete scritto: Alberto, ma ci sono dei profumi che ripropongono l'odore della cannabis? E sì, ci sono pochi. Ok, pavé. Ce ne sono pochi, però sono profumi che esistono e loro in realtà ne hanno fatti tre, infatti credo che siano leader, se proprio vogliamo, nell'ambito cannabis, quindi per chi di voi sappiate che Boys ce li ha. Io vi ho scelto Cannabis Salata, che è una versione appunto ancora più alternativa, che punta su questa idea salata. Non avevo mai fatto caso, sebbene conosca bene l'odore della cannabis, non tanto da utente, perché non mi ha proprio mai preso, quanto da annusatore, quindi quando vai in giro lo senti subito a distanza, cioè uno dei pochi odori che credo chiunque riconosca, forse l'odore più riconosciuto al mondo secondo me, chissà perché dire sta stupidaggine. E cannabis salata ne dà un aspetto più salato, cioè non avevo mai fatto caso a quanto questo odore fosse già salato. Esiste anche fruttata, esiste anche quella classica, provatelo, comunque è un profumo che piace, se vi piace quel genere. Andando avanti, loro sono famosi anche per altri due profumi, la serie Oro, che ha oro e oro nero, poi ha anche oro rosso, però secondo me i più gettonati sono oro e oro nero, e sono delle fragranze che stanno nell'area cuoiata, legnosa, resinata. Oro in particolare proprio vi richiama quel cuoiato da fragranza alla Tuscan Leather, Ombre Leather, insomma i cuoiati molto sottili e distintivi. Non profumi invece tipo cuoio e patchouli come 1740 Marchese de Sade, Soir de Parfum, piuttosto che cuoiati invece comunque con note aromatiche che vanno sempre a darne una connotazione, sentire su, più grezza, quindi non un cuoio, diciamo meno elegante in quel caso. Rimaniamo in un cuoio più elegante con Oro, che è un cuoio che comunque ha dentro qualche spezia, dentro qualche nota legnosa, ha dentro delle note che comunque vanno un po' a raddolcire l'idea di cuoio. Muoviti perché stavo facendo male agli occhi. E costa, cioè l'unico problema della serie è che costicchiano, nel senso che siamo oltre i 200 euro, 250, 280, insomma non costano poco. Poi abbiamo Oro Nero, che invece è proprio nella serie diciamo Amouage Interlude, quindi se vi piace quell'idea, boom, avete Oro Nero, che è un altro livello ancora ed è intrigante, note di resine, note speziate secche, note legnose, ha dentro proprio un blend di note che come fragranza un po' più maschile secondo me può piacere tanto. Quindi andiamo avanti e abbiamo invece due agrumati. Il primo è Agrumi Amari di Sicilia, che è molto molto buono, però è un profumo che è un po' troppo volatile.
L'idea di riferimento secondo me è Acqua di Gio, nel senso che se pensate a che cosa può assomigliare, siamo in un punto simile a quello. E agrumi amari, comunque non è amaro, anche se lo potreste pensare così, assolutamente, ma è particolare comunque come nota agrumata, forse per chi ama quei profumi appunto freschi, agrumati ma non troppo pungenti, cioè che hanno un equilibrio abbastanza morbido. I profumi, come si dice nei vini, col gusto rotondo, anche in questo caso, profumi che comunque ci possono stare proprio a, ecco, un profumo da ufficio. Poi sicuramente farò un video sui profumi d'ufficio, perché credo che sia uno dei video più richiesti, che non, voi direte, per allora perché non l'hai mai fatto? Fatti miei! Oltremare invece è un'altra proposta agrumata, e Oltremare mette in scena la nota del rabarbaro. Mi piace, mi piacciono proprio i profumi al rabarbaro, mi piace questa idea che danno di qualcosa di fresco ma amarognolo, cioè mi piace che sappiano proprio di quasi una nota legnosa, ma effettivamente non siano veramente legnosi, perché il rabarbaro è questa nota agrodolce che io adoro, cioè è veramente intrigante. Anche, ve l'ho detto, Colonia di Hermès, Rhubarb Écarlate, sorry, e è un profumo comunque già distintivo, pur essendo un'acqua di Colonia. Oltremare anche lui piace, lo vedrete blu, si parla di mare, non c'entra con note marine, ma Oltremare ha proprio, non so perché, un bel regalo, la bottiglia lo direi, bellissima, bottiglia blu, ci sta, una nuance di blu molto molto bella. Vediamo se mi fanno passare. Ok, poi vi racconto invece di una serie che io non apprezzo particolarmente, vi dico, però è abbastanza gettonata, ed è la serie Nagud Itruk, che sono questi profumi, sono note dell'oud, comunque note legnose molto importanti, che tendono proprio al profumo che tra l'affumicato, l'idea proprio di un po' di muffa quasi, scusate ma sto veramente schiattando dal caldo, ha un costo poi importantissimo, sicuramente un'ottima persistenza per voi che amate queste note. Sì, fate una snasata di questi profumi, perché cioè ne vale la pena provarli. Questi due ve li ho detti, allora, intanto femminile interessante, abbiamo Rosa di Filare, che è un profumo che a me piace perché va in un'area iper conosciuta, quindi è un po' come dire agrumi amari, però in questo caso siamo nei fiorito muschiati, che mi avete sentito veramente citare milioni di volte, perché è giusto forse la combo più azzeccata nell'ambito della profumeria commerciale, ma comunque nell'ambito della profumeria diciamo un po' più femminile, di note floreali in generale. Loro le danno un'interpretazione interessante, quindi un po' fruttatina, non vi aspettate nessuna cosa di stravolgente, però come dire, voglio approcciare questa marca, mi piacciono queste note, perché non andare su Rosa di Filare. Abbiamo anche Relativamente Rosso, che comunque è un profumo unisex, dalle note che vanno tra il dolce e un po' ambratine, ma non troppo, non vi aspettate un profumo dolcione, anzi loro non hanno un profumo così dolce, una vaniglia così importante, vanno però con questa fragranza, diciamo, a compiacere gli animi un po' più sdolcinati. Abbiamo sempre anche note fiorite e abbiamo una base in questo caso anche un pochino muschiatina. Questo ve l'ho detto, mi piace. Che cos'altro vi potrei dire? Cosa mi sto dimenticando? Beh, Centenario, nel senso che loro, fortunatissimi, un po' come Chanel, però anche loro fortunatissimi, hanno fatto un profumo, vediamo, finisce il pavé, ok, hanno fatto un profumo che festeggia il loro centenario, 1920, quando sarà stato il centenario, 2020, quindi pandemia completa. E per il loro centenario hanno fatto un profumo però buonissimo, quello è stupendo, è un po' nell'area del Santal 33,
di Le Labos. Sì, diciamo in quell'area lì, e vi potrebbe piacere, insomma, un profumo molto suadente, su questa nota di sandalo, molto, diciamo, con un'idea di resine importante, anche un accenno floreale, perché prende l'iris, che insomma è una nota polverosa, coprente, secca, difficilotta, anche perché poi rimane anche un po' leggerina, quindi proprio una nota che deve proprio piacerti, molto di nicchia. Prende l'iris e lo reinterpreta con invece un'idea proprio più dolce, più che ti si avviluppa addosso, per anche un po' fresca, super super intrigante. Centenario, finisco con il loro. Speriamo che Boys vi piaccia, nel senso che non sono proprio super immediate come fragranze, però non sono neanche troppo complesse, intanto si è girata qua. E quindi sì, io sono arrivato, tra l'altro, quindi è il momento di abbandonarvi. Ragazzi, se vi piacciono i miei video, che riprenderanno adesso perché mi sono un pochino, giusto un attimino ammalato, non di Covid, ve l'ho scritto se mi seguite su Instagram, e se vi piacciono i miei video, che tendenzialmente sono a cadenza settimanale, seguitemi, mettete un pollice alzato poi a questo video, cioè avete la possibilità adesso, poi tra l'altro che hanno tolto il pollice abbassato, che vabbè, io non ne ho mai sentito, diciamo, una cosa grave, non ho mai trovato una cosa grave, però pare che YouTube toglierà il pollice abbassato. Parliamo così di temi importantissimi adesso e sul finale del video. Mettete quello alzato. Ma perché avranno tolto il pollice abbassato? Cioè, nel senso che credo nessun video io ho mai visto tutto il pollice abbassato. Se voi conoscete un video in cui il pollice è abbassato, ma non mio no, la fortuna che chi mi segue mi vuole bene, per fortuna. Però se voi conoscete un video con il pollice abbassato più alto del pollice, cioè con un numero di pollici abbassati più alto del numero di pollici alzati, ditemelo, scrivetemelo nei commenti qua sotto. Tanto non lo conoscerete sicuramente. Comunque, ragazzi, vi ringrazio, e ragazze, vi ringrazio e vi voglio bene. Sono contento comunque di essere ritornato. Sono contento, grazie per la domanda. Facendo una serie di minchiate, scusate, basta, mi taccio per sempre. Ho quasi perso l'abitudine a fare video. Ma ora riprendo, mi raccomando, ditemi se vi piace anche questa qualità di video, perché qualcosa è cambiato. Ciao, alla prossima!